Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e io sono Ran e questo è il video degli acquisti di Lucca 2018. Ok, in realtà in questo video faremo vedere sia i 4 fumetti in croce che abbiamo comprato che e sia gadget. I 2 gadget in croce che abbiamo preso. Cominci te o comincio io? Vai pure. Vado io. Allora, innanzitutto ho recuperato come da grito il solito pornazzo. Allora, ho preso Il nostro desiderio allo stand della Flashbook, completa in 3 volumi. Mi hanno fatto uno sconto misero, ma quantomeno uno sconticino me l'hanno fatto. Ecco qua. Poi una serie in 2 volumi che è Spicy Pink di Wataru Yoshizumi. Anche questa in realtà l'ho pagata poco meno del prezzo originale, però vabbè, ma comunque gli sconti, a parte gli sconti, in realtà questa qua è anche una serie che non si trova più in giro, quindi va bene averla pagata poco meno del suo prezzo. E poi gli ultimi 2 volumi che mi mancavano di Shonan Junai Gumi al primo stand, quello dove l'anno scorso ci hanno trattato male, ti ricordo? Sì, ecco. E quindi ho recuperato il primo e il 6° volume. E poi, alla metà del prezzo ho recuperato anche i 4 volumi usciti finora di Honey Bitter di Mio Obana. Quelli che la Dainese ha detto che ricomincerà a stampare finalmente. Infine, come fumetti, una serie completa che ho pagato meno di praticamente, no dai, l'ho pagata quasi un quarto di quello che valeva, comunque, ed è Anakimi di non so che autrice. Comunque è Anakimi e pesa anche una tonnellata, quindi lo metto giù. E niente, fine, i miei fumetti sono finiti. Cioè non so che non ci crede nessuno. Sono stati pochi ma buoni. Esatto. Oculati, ma sei stata proprio brava. Esattamente. Mi sa che hai acquistato più te. Brava. Io invece ho preso i primi 2 volumi di Yona sotto consiglio suo perché erano in sconto, quindi perché no. E poi è Star, quindi posso continuare a recuperarlo su Amazon e farmelo spedire in Colonia dove sto. Poi ho recuperato i volumi usciti finora di Blue Exorcist, in realtà il 19 me l'aveva preso lei, poi 20 e 21. Ho recuperato ad uno stand degli Inuyasha completamente a caso perché io ce li ho fino al 40, questi stavano lì a 1 euro, quindi ne ho recuperati dei numerini a muzzo, esatto, 36-47, proprio a totalmente caso. A caso, però è così che si completerà la serie, totalmente a caso. E poi ho questi numerini sparsi, mi ero accorta di non avere il 3 di Death Note perché me l'aveva prestato Sanjikon da leggere all'epoca e io non l'avevo comprato, vabbè, quindi l'ho preso anche se non è quello in prima edizione, ma che ci vogliamo fare, giusto per completare la collezione. Esatto, ho recuperato il 12 di Pandora Hearts perché su Amazon non c'era, mentre gli altri sì, quindi l'ho preso. Il 15 di Alleluia Overdrive, che se non sbaglio è anche l'ultimo, sì, non ho trovato il 14, che è l'unico altro che mi manca. Non c'è problema, lo E poi lei mi aveva sempre preso il 18 di Noragami perché era parte del suo regalo di compleanno. Esatto. Poi anch'io ho preso delle seriucce complete, questa come vedete è completa. Scegli, non l'avevate capito. Scegli me, è molto vecchio, infatti è ancora tipo della Play Press, in 4 volumi. La volevo, l'avevo letta già e me l'avevano prestata, l'ho vista e mi è venuta nostalgia e l'ho voluta recuperare. Poi questo, fatto bene. Questo è il mio acquisto mirato, tutta la serie completa di Gals che ho pagato pochissimo, anche lei meno di un quarto, sì, del suo valore, proprio poco, e anche questa mi era stata prestata ma era una cosa che dovevo avere, quindi l'ho vista lì a quel prezzo e l'ho presa. Questo è un fumetto, ah no, queste cose faccio vedere. Ma sono fumetti? No, vabbè. Però tipo mi hanno regalato questo allo stand della Tunue. Esatto, perché sì, il signore ci ha visti lì davanti a gongolare perché da piccolini lo leggevamo, io Sanjikon non sei allergy, quindi sì, ce l'ha dato per farci venire la voglia di recuperarlo, capito? Anche secondo me. Lui ha preso questo, ah ecco qua il catalogo della Tunue, sì ci ha lasciato anche il catalogo. Esatto, gentilissimi sono stati, anche delle cartoline in realtà. Sì, ma non le trovo sinceramente, ce le hai tu? Ah ok, bombo. E poi Sanjikon si è recuperato questo che cercava da tipo 2 secoli Manita. E mezzo, esatto. E quindi se l'è recuperato. Non chiedetemi cosa sia, perché io non lo so. Non fare quelle facce là dietro. Così fine. Ti faccio vedere ora. No. Vai. E questi me li ha. Ah sì, allo stand di Kappa Lab.
che non vendeva più. Allora, uno mi ha regalato il compleanno e l'altro ho recuperato questi due magnifici libri. Non mi per un attimo, mi spiace. Che uno è una guida, e credo che sia l'unica guida che io conosco, sia in italiano che in giapponese, bilingue, fantastica. E questo libro che mi sembrava interessante, leggete il titolo perché io non ci riesco. Non riesco neanche io. Aspetta. Non ci sono più i giapponesi di una volta di Keiko Ichiguchi. E mi sembrava insomma molto interessante, ho letto dietro il sunto ed era, sembrava molto carino, quindi l'ho voluto e uno dei due me l'ha regalato lei, quale non si sa ancora però, per Natale. A posto. Ok, bene, facciamo vedere i gadget. Facciamo vedere i gadget. Preferisci iniziare tu o vado io? Vado io. Vai io. Dove vai, abbiamo vai. Acquistato alla metà del prezzo tutte queste serie giganti. Oh sì. Abbiamo avuto gratuitamente anche delle piccole C. Su non so quale supporto, ma penso che sia una specie di legno, non lo so. Compensativo. Comunque so. Fatte a mano, molto carine, e le abbiamo avute gratis. Le ha fatte Veronica. Una certa Veronica, sì, che collaborava con lo stand, però sinceramente non mi ricordo come si chiamava lo stand, quindi non mi so dire neanche. Piccinino nella ciapanta. E niente, poi come gadget, a parte la maglietta. Ah, sì. La maglietta presa da Alchemian. Che io sono. Che è troppo bella, tu sei troppo nana, non si vede. Ho preso altre due magliette per i miei fratelli maschi, perché sapete che i miei fratelli vanno pazzi per feudalesimo e libertà. E quindi ho preso questa maglietta qua, con dietro tutte le canzoni degli Iron Maiden in italiano. E poi, siccome mio fratello è molto appassionato di V per Vendetta, cioè l'altro mio fratello, gli ho preso V per Vlad l'impalatore. Bellissimo. Poi, in realtà come gadgettistica ho quasi finito, perché mi è stato regalato un piccolissimo Tetsuro Kuro per il mio compleanno. Troppo carino, lo adoro, è uno dei miei personaggi preferiti. E poi ho avuto, in realtà praticamente, il regalo. Sì, molto bene. Una bellissima stampa su pergamena di Ormaito. Questa ce l'ho uguale anch'io, insieme ad altre due stampe che però non vi srotolo perché io dopo sono domani, già imballate per partire. Esatto, dopo domani riprendo l'aereo e anche una teiera fantastica che vi manderò delle foto, ve le posterò su Instagram. E non è una cattiva idea. Le posterò. Quindi seguiteci su Instagram. Esatto, e della teiera fantastica. E basta, perché poi ho avuto una bellissima cartolina nuova di un'opera webcomic pubblicata su Tapas, che si chiama Na Dark Nights. Nights, come si dice cavaliere? Nights. No, vabbè, insomma, è infatti Nights. E niente, e quindi andate anche a seguirli su Tapas, mi raccomando. E niente, fine. Ragazzi, i miei acquisti sono ma il poster questo è in regalo? Vabbè, lo postiamo dentro. Vabbè, io ho comprato, neanche questa la spacchetto sempre perché devo partire, ho comprato una tazza di Yuriko Tiger, non sono riuscita a vedere lei, però la tazza me la sono presa. Era troppo presto allo stand per quando sono andata a comprarla, lei non c'era, povera donna. Però la mia bellissima tazza, che è fantastica. Poi, sempre dal Kenyan, esatto, abbiamo preso questa e questa. E poi questa per la mia sorellina, quindi questo per lei è uno spoiler, vedrà prima la maglietta in video che è il regalo, però va bene. E volevo un poster in realtà, però pensavo che questa era più figa, ho pensato. E poi allo stand della Star Comics regalavano un poster a persona, però sono un po' grandini per farveli vedere. Vi faccio vedere, e lei ce l'ha uguale, a me Chan ce l'ha uguale. E poi Sanji Kun ha tirato su quello di Dragon Ball. Vabbè, ascoltate, vi mettiamo le foto. Questo è un po' complesso da far vedere. Sì. E io credo che sia tutto. A parte i quintali di buste che abbiamo preso. A parte i quintali di buste che abbiamo preso a testa. Sì. Io li ho recuperati per tutti i miei fumetti. Ho speso un rene. Roba che abbiamo svuotato lo stand. Sì. Effettivamente quest'anno abbiamo comprato più buste che fumetti. Che bello. Va bene. E niente, fateci sapere qui in un commento che cosa avete acquistato voi, se conoscete le serie che abbiamo acquistato, se vi piacciono le nostre fichissime magliette, insomma quello che volete. Vi ricordo che potete seguirci sia su Facebook che su Instagram che su Telegram, vi lasciamo qua sotto il link. E niente, commentateci, spolliciate il video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, esatto, se ancora non l'avete fatto, e ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao. Bye-bye!